Allora, siamo nel negozio di Giorgio Sandri, in via Ugo de Carolis, così lo ricordiamo anche agli amici che volessero venirti a trovare. E domani è proprio la ricorrenza precisa, domenica 11 novembre, come quella maledetta domenica di 11 anni fa. Per i ragazzi soprattutto, perché insomma chi come noi ha una certa età, sono passati 11 anni, ma quelli che erano ragazzini 12, 13, 14 anni di allora, oggi sono dei ragazzi, hanno sentito parlare di questa vicenda. Ripartiamo da quel maledetto giorno, Giorgio. Come vi arriva la notizia e quali sono state le prime sensazioni, soprattutto nell'accorrere lì e nel vedere cosa succede nell'arco di quella giornata, una veramente una triste giornata, perché al di là dell'episodio gravissimo e drammatico, anche quello che poi è stato detto in quelle ore è stato qualcosa di veramente scandaloso. Ricordo perfettamente ogni momento. Ero al negozio, stavo sistemando un po' di cose perché il sabato ho lasciato molto disordine. Daniela era fuori per lavoro, Cristiano ancora non l'avevo sentito. Era forse l'ora di pranzo più o meno, quando dal bar di fronte alla mia attività vedo una processione di gente che si avvicina alla mia vetrina all'entrata del negozio. Mi domando chissà perché. Nello stesso momento mi squilla il telefono ed era Cristiano. E tutto di un fiato mi dice che Gabriele non c'era più. Che era successo quello che non doveva mai succedere nella vita. Nello stesso tempo sono entrate nel negozio tutte quelle persone che mi dicevano più o meno che la televisione, la RAI e altri canali nazionali avevano la notizia di un incidente, di qualcosa che era capitato a un tifoso della Lazio. Dopodiché, ricordo ben poco, se non quello che sono trovato su una macchina che mi portava ad Arezzo, accompagnato da amici, da gente che si è prestata ad accompagnarmi. Arrivato ad Arezzo, ho incontrato Cristiano che già era lì con altri amici, con tanta gente, si era creata veramente una situazione di grande interesse perché quello che era successo era fuori dal mondo, fantascienza. Ricordo sono stato anche un pochino, non lo so se stavo un pochino male o tanto male, però mi ricordo che la gente mi parlava, ma ero frastornato, non capivo quello che mi dicevano. Mi ricordo che dopo un po' di tempo è arrivata anche Daniela che fu avvertita di arrivare lì a Badia Alpino senza che nessuno gli dicesse niente, quindi anche Daniela fece un viaggio in treno senza sapere perché e per come doveva andare lì. Poi alla stazione l'hanno prelevata, credo, una macchina della polizia e poi ci siamo incontrati lì e è faticoso raccontare quello che è stato perché se ci penso ancora non mi do pace, quindi però insomma mio figlio Gabriele non c'era più, c'era questa macchina coperta, mi ricordo che c'erano tanti ragazzi intorno alla macchina che non permettevano ad estranei di avvicinarsi perché magari si potevano inquinare alcune prove di quello che era successo. E a tal proposito ancora oggi voglio ringraziarli perché sennò penso sarebbe finita a tarallucci. Invece grazie al coraggio di tutti quei ragazzi la verità alla fine è venuta fuori. Verità che ha fatto molta fatica perché sin dai primi momenti si raccontavano E a quelle mi riferivo, infatti, Giorgio. storie
inaccettabili di colpi sparati in aria, Colpi a pallonetto. di proiettili che colpivano il piccione e di rimbalzo la macchina, cose così. Invece la verità poi è uscita fuori in tutto per tutto. Grazie, diciamolo, alle testimonianze, soprattutto non tanto dei ragazzi presenti, perché quelle potevano essere prese proprio il beneficio di inventario, ma di gente strana, no? Il famoso autista del Come pullman no? e gli stranieri che erano su quel La pullman. guida turistica giapponese, Esatto. grazie al loro senso civico, al loro coraggio, perché alcuni di essi furono pure, non dico minacciati, ma consigliati, Invitati, diciamo, ecco. invitati a non intervenire al processo. Invece, grazie al loro senso civico, la verità è venuta fuori anche per le loro testimonianze. Testimonianze che appunto poi hanno appurato i giudici di secondo grado e in Cassazione che ha commesso quell'atto pazzesco, l'ha commesso in maniera tale che fosse accusato di omicidio volontario, e così è stato. Ora, c'è stato fatto un libro, no, subito dopo dal nostro comune amico Maurizio Maurizio. Martucci, che ovviamente racconta quelle giornate e racconta purtroppo di quanto tristemente, e poi l'abbiamo visto anche recentemente il caso Cucchi, ma in altri tanti altri casi, a volte ci si è riusciti, a volte no. Qualche volta si cerca ovviamente di inquinare le situazioni, c'è cioè una copertura, un qualcosa che ovviamente secondo me fa più male alle istituzioni che bene alle istituzioni. E che invece andrebbero a volte evitati. Beh, quello che successe col prefetto di Arezzo, con la sua prima La conferenza stampa, fu conferenza qualcosa di stampa è una veramente parola ridicola. grossa. Sì, Tutto tranne una che una dichiarazione, conferenza perché stampa. nessuna domanda si Tutto poteva fare. tranne che una conferenza stampa. Sì, io credo che scusate, intanto l'errore più grande, Franco, è stato quello di voler buttarla, come si dice qui a Roma, in caciara, parlando di tifosi, di scontri Juventini e Laziali. tra ultra di una sponda anziché di un'altra, mentre lì di calcio proprio No, i tifosi non c'entravano non proprio. se ne doveva proprio parlare, Esatto. perché lì si deve parlare di un omicidio commesso su un'autostrada italiana, appunto, da un signore che in quel momento si sentiva di fare lo sceriffo, evidentemente quella mattina era eccitato, voglio pensare, e ha fatto quello che non doveva fare, nient'altro che questo. Poi invece si è parlato di tifoserie, di scontri, e secondo me questo è stato un grande autogol che hanno fatto, perché poi con il rumore mediatico che il calcio ti dà, questo l'omicidio di Gabriele è stato su tutte le prime pagine dei giornali, su tutte le prime notizie dei TG e quant'altro per mesi e Anzi, mesi e possiamo anni. dire, Giorgio, che tra l'altro proprio le tifoserie, e non solo compatte tutte quelle italiane, ma addirittura in tutta Europa, in In tutto tutto il il mondo, e mondo, non in soltanto Australia. nel calcio, bravo, ma anche in altri sport. Cioè, quel momento lì, Gabriele è diventato un simbolo dei tifosi di ogni sport, non solo del calcio, e lo è tuttora, perché io tuttora che seguo la Lazio ovunque, i cori per Gabriele ci sono praticamente tutte le domeniche. Ma guarda, io per tanti anni non ho fatto altro che girare l'Italia da nord a sud, da ovest a est, e ho conosciuto migliaia e migliaia di ragazzi, tifosi del Milan anziché dell'Inter, o del Palermo, o del Cagliari, del Catania, Lecce, altri, sì, Catania, vero, sono tutta stato Italia. dappertutto. E ho trovato veramente tanta solidarietà e ragazzi che veramente si sono presi a cuore questa vicenda, mi sono stati vicini veramente come figli e mi hanno dato la forza di andare avanti e di cercare fino all'ultimo di far emergere la verità, verità che poi come sappiamo è venuta fuori, ma non è stato tanto facile, No, credimi Dio. Franco, poi lo sai, tu hai vissuto da vicino questa vicenda e quello fa male perché bisognava riconoscere
l'errore Da subito. da subito che un agente di polizia stradale aveva fatto quello che aveva fatto, appunto. Dicendo questo non si accusa né la polizia Certo, né nessun tanta brava altro. gente che lavora e Quindi fa bene il suo dovere, purtroppo ogni tanto credo che questo la mela marcia c'è dappertutto. dovrebbe essere di insegnamento, soprattutto per le forze dell'ordine che fanno quello che fanno con tanta abnegazione È a rischio e pericolo e a spesso, rischio della propria vita. certo. Se ne legge tutti i giorni di qualcuno che purtroppo non Esatto. torna a casa. Infatti Quindi loro dovrebbero essere i primi, in questo caso invece di cercare la copertura, aveva sparato in aria nel caso di Gabriele o piuttosto in altri casi dire insomma cose diverse invece di fare la classica omertà, no? Dal punto di vista istituzionale, magari invece il dire no, è andata così, probabilmente rende onore ancora di più e risolve tante situazioni. Purtroppo, ho detto, la mela marcia c'è in qualsiasi ambiente, ci sta anche nelle istituzioni. sarebbe stato molto più semplice e tutto quello che era successo si sarebbe risolto in un omicidio raccontato sulla cronaca per qualche giorno e finiva lì. Invece, come ho detto prima, si è potuto portare questa storia nel calcio e gli si è data la risonanza che tutti quanti noi conosciamo. Per fortuna, perché sennò. Quali sono i passaggi di questa storia ormai di 11 anni che ricordi invece come dei capitoli importanti? Cioè, ci sono stati degli step in cui ovviamente hai detto, beh, questa è stata già una conquista, questa, cioè, portando avanti e soprattutto cosa ti ha dato, cosa vi ha dato tutta questa vicinanza, anche se so che ci sono anche strascichi dal punto di vista personale, che poi sono queste cose soprattutto per Daniela, per te, eccetera, Esatto. Cristiano. È chiaro che è un dolore comunque continuo, un'assenza che non può essere sollevata da qualsiasi sommossa popolare in favore dei Sand. Guarda, dolore tanto, è evidente, come hai detto tu, Daniela ancora oggi non sta più bene, non ha più avuto la sua vita, quindi questa è una cosa che ci porteremo avanti fino all'ultimo dei nostri giorni. Per quanto riguarda le cose che non mi sono piaciute, che ricordo veramente con tristezza, è il processo di primo grado ad Arezzo, dove si è cercato in tutti i modi di aiutare chi non doveva essere aiutato. Mi ricordo che quando doveva uscire la sentenza arrivarono talmente tante di quelle guardie che devono proteggere il tribunale, a loro parere invece, al di là di qualche scaramuccia con gli avvocati difensori di Spacca Rotella, non è avvenuto nulla, grazie all'equilibrio e al bene che questi ragazzi che stavano lì presenti avevano nei confronti di Gabriele, quindi massimo rispetto. Puntualizziamo scaramuccia verbale, no, perché Scaramuccia, sennò no, no, scaramuccia verbale, esatto, certo. no, 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 per carità. precisiamolo. Scaramuccia verbale, qualche parola un po' più grande Beh, e ricordiamo le duro, immagini in però, TV, che esatto, comunque però sono state tutto mandate. lì. Però insomma non era facile digerire quella sentenza perché praticamente digerava come era stato tentato fino ad ora, tutto quello che era avvenuto, si cercava di negarlo. Poi ricordo appunto tutti i miei viaggi e la vicinanza di tutti questi ragazzi che mi hanno dato veramente la forza e la voglia fino all'ultimo di combattere, perché tante volte mi veniva in testa, dico, ma contro chi sto combattendo? Contro un colosso, io chi sono per poter fare sì che Gabriele possa avere giustizia? E invece non mi rendevo conto che dietro c'era un esercito. Che dire, sono passati 11 anni, Franco. 11 anni senza Gabriele sono un'infinità. La mia vita è andata avanti così in maniera piatta, senza più aver voglia di conquistare quello che magari in passato mi ero prefisso di conquistare, di fare.
perché non avevo più tanto interesse. E come ho detto Daniela, purtroppo ancora oggi non riesce più a vivere la sua vita. Per fortuna ci sono i nipotini, c'è cioè Gabriele che riempie un pochino di più le nostre giornate, però non è la stessa cosa. Gabriele era mio figlio. Beh, certo, puoi però in qualche modo valutare quanto però la vicinanza, come hai detto poco fa, di questo esercito, di gente che ha dimostrato affetto, partecipazione in ogni modo, ha in qualche modo però contribuito affinché, perché se tu oggi hai ancora giustamente questo stato d'animo, figuriamoci nel caso fossi stato abbandonato, come tante volte ad altri, quale avrebbe potuto essere ancora di più, forse uno stato d'animo ancora più pesante, no? Mentre invece magari credo che questa forza di girare, questo popolo che si è schierato con Gabriele, con la famiglia Sandri, io credo che in qualche modo vi ha dato però quella energia per arrivare alla vittoria finale, comunque da giustizia poi, che è una vittoria, la giustizia che andava fatta e resa alla memoria di Gabriele e a voi come famiglia, che vi siete sempre comportati con grande stile, con un'umanità incredibile, no? Senza strilli, senza dichiarazioni forzate o cose del genere. Avete chiesto quello che era giusto e vi è stato, sia pur mettendoci un po' troppo, dato poi e reso quello che era giusto. Cosa vi lascia comunque dal punto di vista, se ci può essere, un punto di vista positivo in una storia drammatica come questa, cosa vi lascia, cosa vi rimane di quello che comunque avete avuto un modo di conoscere, di vivere? È nata una fondazione Gabriele Sandri per quanto riguarda i donatori, sono nate altre situazioni, è stata creata la fondazione con dei premi, eccetera, che abbiamo fra l'altro condiviso tra virgolette, insomma, no? Certo, quello che è rimasto e che mi rende orgoglioso è che veramente la memoria di Gabriele venga ricordata e onorata tutti gli anni come stiamo facendo anche oggi e che nessuno dimentica, perché veramente ancora oggi per la città vedi scritte sui muri, manifesti. Segni di solidarietà tanti da parte di gente comune, non solo gente dello stadio, ma poi ricordo che so quando ci siamo incontrati qui a Forte dei Marmi, sono arrivati tutti i ragazzi di tutte le tifoserie d'Italia, c'erano tutti. Ricordo quando sono stato a Bergamo alla festa della Dea, che hanno ricordato Gabriele in maniera emozionante. Ricordo quando sono stato in curva sud insieme ai ragazzi della Roma, grande emozione, grande rispetto, grande cuore. Ricordo quando sono stato in curva nord, la stessa cosa. Queste Scenografia a sono Milano, che a la me scenografia a mi sei Milano. brividi, ero lì a fare Queste sono le radiocronaca, mi cose sei che brividi. mi portano nel cuore e che mi accompagnano tutte le mie giornate perché Gabriele manca, Gabriele mi manca tanto, anche se nel mio cuore sta accanto a me dalla mattina alla sera, però non c'è più da 11 anni. Mi sembra doveroso, nonostante la grande umanità che ti è stata vicino, che ti è stata espressa da tanta gente. Tu lo sai, l'ho detto tante volte, per me è stato un onore conoscere la tua famiglia, te, Cristiano, Daniela e tutti quanti, poter aver in qualche modo contribuito con la vicinanza, no? A quello che è stato poi il resto. Ma ti ho sempre detto, avrei preferito non conoscerti. Cioè, quelle devono essere le circostanze, avrei preferito non conoscerti mai, chiaramente. Però io credo che l'umanità, ho detto, è quello che è stata veramente la forza che avete interiore come famiglia. Io penso sia stato un esempio ed è un esempio tuttora per tanta e tanta gente. Ecco perché secondo me siete amati ancora e amatissimi e la storia di Gabriele continua ad andare avanti. Ma questo è solo una questione di carattere, di educazione, non so di come si è cresciuti in questi 10 anni, 11 anni di tragedie, ne sono passate tante e ho visto tante persone dignitose
soffrire in silenzio, quindi non siamo gli unici. Un messaggio da mandare oggi a chi ovviamente magari la storia l'ha conosciuta soltanto attraverso quello che ha letto o sentito, a quei giovani che magari tante volte certe situazioni non neanche riescono a comprenderle, eccetera. Cioè, che messaggio vuoi lanciare oggi ai giovani che si apprestano magari la domenica a seguire le loro squadre di calcio? O comunque in generale, anche chi va in discoteca, eccetera, che poi i giovani, da lì poi in fin dei conti proveniva, tra l'altro, Gabriele. Il messaggio io credo di non doverne mandare proprio perché non sono nessuno, però questi giovani che si avvicinano alla vita delle persone che devono affrontare quotidianamente il loro futuro, dico soltanto di essere un pochino più presenti nelle loro azioni, perché tante volte vedo che purtroppo alcuni si lasciano un pochino andare, però io, come ripeto, non devo dire niente, vedo solo che nel calcio oggi tutto è tranquillo, questo mi fa piacere, nelle curve non succede nulla, c'è molto rispetto dell'avversario, credo che insomma quel che passo avanti sotto questo aspetto sia stato fatto. Per quanto riguarda le discoteche, ok, insomma io manco lì da 40 anni, è un mondo che ormai non mi appartiene più, Ma quindi insomma Gabriele però, per Gabriele, Gabriele era certo la Gabriele vita sua, sì. aveva la sua vita, il suo lavoro, però diciamo che ognuno di noi ha fatto da giovane anche qualche errore, se succede qualcosa che non va, qualcuno sbaglia. Ci può stare perché a 20 anni si può sbagliare. Oh, Gio, grazie, te Grazie a voglio te, bene, lo sai. Francesco. Grazie.